Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio finalmente, scusatemi se ci sarà un po' di eco in questo video, mi sto rendendo conto in questo momento che forse un pochino appunto ci sarà, perché non lo so perché il soggiorno è grande, non lo so perché oggi mi andavo di filmare qua. Comunque finalmente vi faccio il Nicole risponde, quindi domande e risposte che mi avete lasciato su Instagram, perché qualche settimana fa ci ho messo un po', ma non mi sono dimenticata, vi avevo chiesto appunto di lasciarmi tutte le vostre domande, sia per quanto riguarda la mia vita privata che qualsiasi domanda più eccetera. Quindi mi sono salvata un sacco di domande sul cellulare. Come ogni video di questa tipologia, ci tengo a scusarmi con tutti quelli che mi hanno fatto una domanda a cui non risponderò, perché sono sempre veramente tante, quindi devo sempre fare tipo una scrematura, una selezione, e molto spesso cerco di raggruppare quelle che mi fate in tanti. Tipo se ricevo la stessa domanda 5, 6, 7, 10, 15 volte, sicuramente rispondo. Quindi appunto, se però mi avete fatto una domanda e non vi ho risposto, scusatemi, ma ne farò tantissimi altri di video di questo tipo, quindi ci sarà sicuramente occasione. Prima domanda: cosa ti manca di più dell'Italia ad Amsterdam e viceversa? E questo può sembrare scontato, ma è una bella domanda, perché quando vai ad abitare all'estero ti ci soffermi su queste cose, ed è anche strano perché, ragazzi, ma a parte che mi succedeva sempre, lo sapete, io sono metà slovena, metà italiana, ho due madrelingue, due cittadinanze, due appunto nazionalità, quindi per me l'italiano e lo sloveno, l'Italia e la Slovenia, l'inno italiano, l'inno sloveno, cioè io ho inglobato entrambe le cose esattamente a metà, ok? Quindi mi sento già da una vita un po' di là che di qua, suona brutto, però è da una vita che mi sento di due nazionalità alla pari, e non ce n'è una che prevada sull'altra, quindi già ho sempre avuto questa cosa che in Italia mi sentivo slovena e in Slovenia mi sentivo italiana. So che può essere strana come cosa, pensavo di essere l'unica al mondo a sentirmi così, poi confrontandomi con altre persone che hanno comunque una situazione simile, quindi multilingue, multiculture, multinazionalità, invece ho scoperto che è una cosa piuttosto comune. Quindi ho sempre avuto questa cosa che non mi sono mai sentita solo italiana, ho vissuto in entrambi i paesi, appunto per me è uguale, le scuole le ho fatte in realtà in sloveno, tutte fino alla seconda superiore, poi invece sono passata alle scuole italiane, quindi tantissimi termini tipo li so in sloveno, cioè termini di geografia, storia, li so in sloveno e non so come si dicano in italiano, per dire, anche se sono nata in Italia, quindi appunto. E adesso che abito ad Amsterdam, perché sono stata qua 5 anni in passato, poi come sapete sono tornata in Italia 5 anni e adesso sono di nuovo qua da... sono quasi 2 anni, non ci posso credere, mamma mia ragazzi, oh mio Dio. Comunque sì, in totale praticamente sono 7 anni, e quando sono qua mi sento italo-slovena, quando sono in Italia mi sento slovena-olandese, quando sono in Slovenia mi sento italiana e olandese. È una cosa completamente folle, ma è così. Quindi vabbè, questa non era la tua domanda, ma per appunto fare un preambolo, arrivando alla tua domanda, che cosa mi manca? Allora, la prima cosa, forse super scontata, che mi viene in mente, è il cibo. So che di questa cosa vi avevo già parlato, io sono, cioè, veramente mi sento una cittadina del mondo, parlo un sacco di lingue, cioè veramente non mi sento di un posto in particolare, ma per quanto riguarda il cibo, ragazzi, per quanto riguarda il cibo, io sono italiana al 1000 per 1000. Il cibo italiano è il cibo migliore al mondo, mi dispiace, cioè lo so, ma io sono una di quelle, lo so, che va in tutto il mondo e mangia solo cibo italiano, perché ragazzi, scusatemi, è l'unico che non mi fa male allo stomaco, cioè mi piace, ma perché me ne devo privare? Sì, è vero che ci sta anche assaggiare i cibi tipici eccetera, questo l'ho sempre fatto più o meno con i miei limiti, però ovviamente ci sta. Ma qui bisogna dire che l'Olanda non ha propriamente una storia culinaria come quella che abbiamo noi in Italia, quindi mi manca tanto il cibo buono, il cibo quello fatto in casa, ok? Il cibo
nostro italiano con i nostri sapori, quindi sì, quello mi manca un sacco. E da quando sono qua cucino molto di più, tra l'altro, perché cerco almeno di riproporre per quanto mi sia possibile con le mie doti culinarie, che sono sempre abbastanza beginner level, appunto cerco di riproporre le stesse cose, gli stessi sapori che avevo in Italia, perché il cibo mi manca un sacco, mi manca il tempo, diciamo. Allora, io in Italia ho sempre sofferto il callo, quindi 3 mesi di callo italiani non mi mancano affatto, e anzi, appunto, quando sono in Italia mi manca l'estate olandese, perché almeno è fresca, si respira. Cioè, l'anno scorso quando ho tolto il dente del giudizio, che era estate in Italia, stavo morendo, cioè stavo veramente male, ero tutta gonfia, c'erano 40 gradi, io tipo rospo. E poi non appena sono tornata in Olanda sono stata subito bene, perché appunto l'aria fresca, si sta molto molto meglio, quindi mi manca il meteo italiano tutto l'anno, tranne che nei mesi estivi. Quei mesi estivi li adoro, perché io non tollero il caldo, non lo sopporto, e ho ancora ricordi tremendi delle notti che passavo in Italia, perché mia mamma non ha l'aria condizionata a casa. Non è mai servita in realtà, però in qualche settimana in cui faceva veramente tanto tanto caldo, il non riuscire a dormire, dormire con il ventilatore acceso, cioè quello veramente non mi manca. Altra cosa scontatissima, lo so, ma è la verità, quindi lo devo dire, è la mia famiglia e i miei amici che sono in Italia, mi mancano. Ho in realtà amici sparsi un po' ovunque e ne ho molti anche qui adesso, quindi in realtà è strano, perché appunto, cioè, ho tutto qui, però ovviamente c'è una parte di me, mia mamma, mio papà, che è in Italia, e i miei amici che sono in Italia, che alla fine ne parlavo proprio con un'altra amica qualche tempo fa, anche lei viaggia moltissimo, davvero, gli amici che hai, quelli dell'infanzia, cioè gli amici che ti conoscono da 20 anni, hanno, diciamo, sempre una marcia in più rispetto agli amici nuovi che fai poi nel corso della tua vita, anche se in realtà si creano rapporti molto forti, e ho avuto la fortuna qui ad Amsterdam di conoscere persone meravigliose che adesso considero al 1000 per 1000 miei amici, e gli voglio bene, però sì, c'è sempre magari un po' di nostalgia verso quegli amici che ti conoscono da quando andavi a scuola, tipo, quindi da sempre. Mancano gli aperitivi italiani, ragazzi, io sto cercando di portare l'aperitivo qui in Olanda, si fa, non è che non si faccia, non ce l'hanno tutti lo spritz Aperol, Prosecco Aperol, si fa, ma non è come da noi, cioè io devo insegnare a questi olandesi come si fa l'aperitivo, ragazzi, a parte che ti portano un Aperol spritz anacquato, che, cioè, non si sente neanche il perlage, ho scoperto che si dice così, le bollicine del vino non ci sono perché è anacquato, ma poi non ti danno neanche anche qualcosina da mangiare, uno stuzzichino, cioè nulla, zero, bicchiere anacquato e basta, quindi mi manca fare aperitivo con i miei amici, che a Trieste è una delle mie cose preferite. Tra l'altro, tra 5-6 giorni, ho appena prenotato il volo, ragazzi, tipo tra 5-6 giorni torno a Trieste, quindi non vedo l'ora di fare aperitivi, insomma, di... Spero che non ci sia troppo caldo, ditemi che non fa troppo caldo già in Italia, vi prego, però sì, gli aperitivi, lo so, cioè cose banalissime, però queste sono, ragazzi, quando vai all'estero ti mancano le cose più basilari, più, cioè, che in Italia davi per scontate, cioè aprire le finestre e vedere il sole quasi ogni giorno, quando una cosa non ce l'hai più, molto spesso ti rendi conto che la davi per scontata, che adesso invece ti manca. Altre cose invece che mi mancano dell'Olanda quando sono in Italia. Allora, la prima cosa che mi viene in mente sono i gatti, perché io quando sono in Italia i miei gatti sono qua e mi mancano da morire, ho le videocamere, li guardo dalla videocamera, mi mancano tantissimo, quindi sicuramente i gatti, ragazzi. E poi le mie giornate qui, magari alzarmi, uscire, stare sui canali di Amsterdam, fare una passeggiata, andare al flower market, al mercato dei fiori, fare il mio shopping floreale, oppure anche solo, non lo so, andare al mio solito supermercato, che ormai sono 7 anni che ci vado, vabbè, quando abitavo con Neil magari andavo spesso anche in altri supermercati, ma per dire, non lo so, i miei negozietti qui vicino casa, dove ormai mi conoscono, che conosco, queste sono le cose
che mi mancano quando sono in Italia, cioè la mia quotidianità che è abbastanza tranquilla quando sono qui. Quando sono in viaggio è tutto un caos, mille cose da fare, però quando sono qui mi piace la mia quotidianità perché appunto è molto molto tranquilla, nonostante Amsterdam sia una delle capitali d'Europa più importanti, perché in realtà non è grandissimo come città, quindi sì, è una grande capitale, ma la vita qui comunque ci sono poche macchine, quindi è molto 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 vivibile e molto tranquilla. Spero di non dilungarmi così tanto per ogni domanda, scusatemi se questo video sarà lunghissimo, ma non ne faccio spesso di video di questa tipologia, quindi approfitto per rispondere a più domande possibili. Quale sarà il prossimo viaggio in programma? Allora, escludiamo quello che farò tra pochi giorni, appunto, manco mi ricordo, ragazzi, io prenoto voli, cioè non ho la più pallida idea, vado ovunque, per me ovviamente, cioè ormai l'aereo è tipo l'autobus, l'ansia c'è sempre, in autobus, non in aereo, sì, però per farvi capire ormai come prendo io i viaggi, cioè per me è la roba più normale di questo mondo prenotare e andare, quindi non mi ricordo, tra qualche giorno comunque. Se escludiamo questo viaggio, ne ho tantissimi in programma in realtà, ma non vi voglio spoilerare niente perché so che vi piace questa suspense e il fatto anche di indovinare se vi do indizi eccetera, e molto indovinate, poi mi piace questa cosa, cioè piace anche a me, mi diverto anch'io, però il prossimo viaggio sarà sempre in Italia, aspettate che penso se quello a cui sto pensando è il primo, perché mi sa che altri non ci sono prima, no? Giusto, sì. Il primo sarà sempre in Italia, però tutto dall'altra parte dell'Italia praticamente, assolutamente nulla vicino a Trieste, non è al nord. E sono stata invitata da un hotel e sarà, vi dico solo che c'è il mare. Non vi anticipo altro, è una località in cui, cioè, allora, in questa regione, diciamo così, in questa regione ci sono già stata, ma sono stata in un punto della regione in cui, cioè, dall'altra parte della regione dove andrò adesso, non si è capito, praticamente sono stata in questa regione, ma non nel posto dove andrò stavolta, quindi, e questo sarà i primissimi giorni di giugno, quindi questo sarà il primo viaggio, appunto. Già vi ho dato un grosso indizio quando vi ho detto che è in Italia, anzi no, in realtà ho un altro hotel che mi ha invitato adesso, perché non vado a Trieste, ma andrò in un altro posto, sempre però del nord, per sponsorizzare un hotel, e poi sarò appunto inizio giugno, sì, un casino ragazzi, se non ho l'agenda davanti agli occhi non so neanch'io tutti i viaggi che ho, e poi inizio giugno invece sarò in quest'altra località, quindi ho due hotel che mi hanno invitato adesso in Italia, uno adesso al nord e l'altro inizio giugno, non al nord, diciamo così, ed è una località in cui io sono stata molti anni fa, in cui non vedevo l'ora di ritornare, perché secondo me, anzi no, secondo me, cioè così, è una delle località più belle, non la più bella, perché ce ne sono talmente tante di località meravigliose, veramente meravigliose in Italia, e che diciamo che questa è tra le top meravigliose, ok? Diciamo così, e quindi sì, sono molto molto contenta di tornarci, e basta, questo sì, questo sarà il mio prossimo viaggio, poi ne ho altri anche molto molto più lontani in realtà, ma non vi voglio spoilerare niente, tra cui c'è una località in cui io non sono mai stata in Asia, un volo lunghissimo, però appunto non vi anticipo altro, ma ci saranno tanti tanti viaggi, tant'è che ho dovuto rimandare Los Angeles, perché questo lo sapevate, che voglio tornare a Los Angeles, ma ho dovuto spostare Los Angeles perché ho altri troppi viaggi in mezzo, quindi veramente quest'estate sarò una trottola. Altra domanda, prenderai un altro gatto? Sono molto contenta che tu me l'abbia chiesto ed è una domanda che mi avete fatto in tanti. Allora, sì, vorrei tanto prendere un altro gattino e stavo già cercando, volevo già prenderlo, avevo già preso contatti in realtà, poi quella cucciolata non ho potuto insomma prendere un maschietto che volevo e quindi poi mi sono un po' fermata perché ragazzi mi sono arrivate talmente tante richieste per lavoro, talmente tanti viaggi che dovrò fare nei prossimi mesi, che nonostante io voglia tantissimo prendere un gattino, penso che sia per il momento un gesto un po' troppo egoistico,
Perché se dovessi prendere un gattino, dovrei avere il tempo da dedicargli, perché quando si prende un gattino piccolino deve ambientarsi, bisogna stare, ovviamente gestire gatta Stellina e gatto Denver, che non so se li vedete da qualche parte, sì, gatta Stellina, forse la vedete che sta là, il divano nuovo, quello è il suo posto, e quindi bisogna stare, appunto, bisogna essere molto presenti quando si prende un gattino, piccolo, sia per il gattino piccolo che per, gatto Denver. La gatta Stellina, e io con tutti i viaggi che ho mi sarei sentita male, non, secondo me non sarebbe tanto giusto, quindi sto aspettando che arrivi un momento in cui non avrò tutti questi viaggi in programma, se mai arriverà, e appunto perché devo avere il tempo per stare con lui o con lei, quindi non cioè, mi è difficile perché veramente. Però mi devo autofermare perché appunto secondo me non sarebbe tanto giusto, quindi purtroppo devo aspettare un pochino perché non sto qui per due settimane di fila, cioè più di 2 settimane di fila e non c'è abbastanza tempo, quindi e non voglio delegare il compito di educare un nuovo gattino e di monitorare la situazione a qualcun altro perché non sarebbe giusto, e poi voglio essere io ad educare i miei gatti e a stargli vicino. Poi, allora, impegnativa questa domanda. Hai mai sentito il bisogno di iniziare un percorso psicoterapeutico? Cosa ne pensi a riguardo? Penso che tutti noi dovremmo andare dallo psicoterapeuta, perché chi più chi meno, tutti un po' ne abbiamo bisogno. Sì, io ci sono andata ed è stata una delle decisioni migliori della mia vita, dopo la conclusione del mio rapporto, con una persona narcisista, ho veramente sentito il bisogno, di andarci anche dietro consiglio di amici che sono psicoterapeuti, quindi, ed è stato a dir poco illuminante. Ho capito moltissime cose su me stessa, ho capito perché in quei momenti, quando, stavo con una persona che era, molto problematica per non dire altro, io non me ne andavo, ho capito perché in quei momenti era come se io fossi ferma nel tempo e tutto il resto mi succedesse attorno, non riuscivo a reagire, a fare nulla. Ho capito il perché, ho capito tante emozioni e ragionamenti che stanno dietro ai miei comportamenti, e secondo me è questo che ti aiuta molto nella psicoterapia. Capire te stesso. Sì, mi ha aiutato molto anche a capire a come non ricascare mai più nella trappola in cui ero caduta e a come riconoscere i segnali di una persona tossica, come riconoscere un narcisista, adesso non mi fregano più. Ma appunto mi è servito un percorso di psicoterapia, mi ha aiutato tantissimo, veramente, cioè è come se io prima non mi conoscessi o comunque assolutamente non mi conoscevo per come mi conosco adesso, e mi ha reso molto più forte, molto più indipendente, forse troppo indipendente, esiste la troppa indipendenza? No, non credo, però sì, lo consiglierei a tutti e vorrei anche un po', so che lo stanno facendo anche tantissimi altri influencer, Chiara Ferragni ne parla spesso, però bisogna veramente un po' sfatare questo mito che si aveva una volta delle vecchie generazioni, che lo psicologo, oddio, solo i matti vanno dallo psicologo, in realtà no, in realtà i matti non ci vanno dallo psicologo spontaneamente, dallo psicologo, dallo psicoterapeuta ci va una persona saggia, matura, che si rende conto che potrebbe beneficiare di ciò, e veramente lo consiglio a tutti. Non badate a chi vi dice: no, vabbè, ma è strano, no, io non ci vado perché mi vergogno, perché poi cosa dicono gli altri. Se ne sentite il bisogno, fatelo, anche se non ne sentite il bisogno, credetemi che male non vi può fare. Molto spesso ricevo domande, messaggi da ragazze, anche qualche ragazzo che mi scrive quello che sta subendo nella relazione. Di questo già ne abbiamo parlato anche nell'ultimo video che vi avevo fatto sulle dipendenze affettive, sul narcisismo, dipendenza affettiva, eccetera. E molto spesso quello che rispondo a queste ragazze è di andare quanto prima da uno psicoterapeuta. Hanno il segreto professionale, quindi non possono dire nulla a nessuno, neanche che vi hanno come pazienti. Non possono, appunto,
è una cosa che saprete solo voi e lo psicoterapeuta, ok? Quindi non vi sentite impauriti nel cercare aiuto, perché solo appunto chi è saggio, intelligente e maturo cerca aiuto quando ne ha bisogno. Le persone matte, i narcisisti, non cercano aiuto, per loro sono tutti gli altri il problema, non saranno mai loro, ok? Quindi se vi trovate in una situazione difficile, fatelo, andate da uno psicoterapeuta, cercate un attimino magari su internet per vedere le recensioni, guardate in cosa si specializza, ovviamente. Quindi se avete a che fare con una persona, un partner narcisista, cercate uno psicoterapeuta che sia esperto di disturbi di personalità e di dipendenze affettive. Quindi cercate lo psicoterapeuta che fa per voi, ma assolutamente togliamo questo stigma dello psicoterapeuta, dell'essere matti, ok? Perché appunto i matti in terapia non ci vanno. Altra domanda: hai mai avuto incontri spiacevoli con dei fan? Un bacio. Allora, di questa cosa ne avevo già parlato. Allora, no, in realtà tutti i follower che io ho incontrato, le persone che mi seguono, che io ho incontrato dal 2009 a oggi, non c'è mai stata una persona maleducata o cioè, veramente niente. Cioè, tutti voi che mi fermate siete le mie anime gemelle, cioè come se fossimo amici, e c'è proprio a pelle un piacersi, non so come spiegarla questa cosa, ma non solo quando fermate me sulla strada, c'è anche una cosa di cui io vado molto fiera e me ne vanto con tutti i brand, che ogni incontro che io ho fatto, e solo con Roventa abbiamo fatto due tour in giro per l'Italia, si sono presentate più di 20-30 mila persone contando tutte le date, più tutti gli altri incontri, quello che ho fatto con Nyx, che erano tipo in 3.000, 2.000, cioè insomma veramente tutte le persone che vengono ai miei incontri, non ce n'è mai stata una maleducata, vi siete sempre comportati tutti bene, tant'è che i brand venivano da me a farmi i complimenti, cioè Nicole, i tuoi follower sono tutti molto educati, e io, cioè, è una cosa di cui mi vanto, onestamente, ok? Posso, è una cosa di cui mi pavoneggio, perché la community che ho creato, io sono convinta che chi ti segue sia simile a te, condivida i tuoi stessi pensieri, per questo ti segue, quindi so che chi mi segue è simile a me, e io, non lo so, mi fido di voi, avete un posto speciale nel mio cuore, e di questo si sono accorti anche i brand delle persone quando io mi emoziono non riesco più a parlare, ok? Questa cosa si sa, però appunto vi ritengo speciali, delle persone speciali, e non ho mai avuto veramente incontri spiacevoli, però posso raccontarvi di questa cosa che è successa, ve ne avevo già parlato all'epoca. Ad un incontro che era per sponsorizzare l'uscita del mio kit con Benefit, quindi abbiamo fatto l'incontro da Sephora, abbiamo fatto Milano e Roma, questo mi sa che era Roma, e da Sephora appunto c'era la fila per incontrarmi, per fare le foto con me, autografi eccetera, e ad un certo punto viene una tizia, ma che avrà avuto tipo sulla cinquantina d'anni, quindi molto più grande di me, che però ci sta, perché io ho anche follower che sono molto più grandi di me e che vengono ad accompagnare la figlia o il figlio e mi seguono entrambi, quindi è una cosa bellissima questa qua. Ma questa signora era allora, lasciamo stare l'aspetto estetico perché non ci ho dato caso, quando è venuta l'ho abbracciata e le ho dato i baci come faccio con tutte le persone che vengono ad incontrarmi. Io non do per scontato che una persona venga ad incontrarmi, sono grata del tempo che perdo per venire ad incontrare me, che sono una sconosciuta su internet, quindi cioè per me già il fatto di presentarsi è tantissimo, cioè che voi vi prendiate 5 ore della vostra vita per stare in fila là per incontrare me, cioè per me ancora adesso è inconcepibile questa cosa, mi fa piangere solo pensarci. Però questa persona, quindi io l'ho accolta come accolgo tutti, no? Cioè felice, contenta, e poi questa persona mi guarda e lì vedo che era un po' strana, perché aveva tipo, adesso non mi ricordo, ma c'erano delle cose strane che aveva, o tipo la pelle strana, aveva tipo il rossetto tutto tirato, cioè era una persona che lo vedevi che non era proprio, non so come esprimermi per non essere cattiva, ma si vedeva che non era una persona che stava molto bene in quel momento, ok? Che mi fa? Tu dici sempre che gli hater non hanno il coraggio di dirti le cose in faccia, beh,
Io sì, infatti sono venuta per dirti che non mi piaci o una roba del genere, no? Perché sono passati tipo 4 anni, quindi non mi ricordo sempre, però il succo era una roba così e io ho pensato, ma cavolo, cioè poi questa persona girata se n'è andata, noi tutti così, quelle di Benefit poi che se son venute a chiedermi cosa è successo, perché l'hanno vista un po' tutti che era strana, e preso se n'è andata via e io ho pensato, ma cavolo, cioè tu ti fai 3 ore di fila più tutta la strada che avrai fatto, cioè per venire qua, per conoscermi, per fare che? Per dirmi questo. Ah sì, e mi ricordo, adesso mi è venuto il flash, mi ricordo che mi aveva detto che io non avrei dovuto lasciare il mio ex marito. Cioè, uno sconosciuto che doveva dire a me che non dovevo lasciare il mio ex marito perché, non lo so. E quindi sì, e mi ha detto non dovevi lasciare il tuo ex marito, mi stavi più simpatica quando stavi col tuo ex marito. E non commento perché penso che possiate farlo da soli, però questa è veramente l'unica cosa spiacevole che mi è successa. Anche un'altra volta, in realtà ho avuto un mezzo dubbio che fosse stata una follower che mi ha guardato male, che è un po' così, sempre da Sephora ero, però sempre a Roma mi sa, ma era un altro Sephora in un altro momento di Roma, appunto sono passati tipo 2 anni a distanza uno dall'altro episodio, non era la stessa persona, però quell'episodio non lo do per certo perché non sono sicura, mentre questo della tizia che è venuta al mio incontro sì, e ci sono rimasta malissimo, più che altro mi sono spaventata perché non tanto al momento, ma mi sono spaventata dopo, e anche con le ragazze di Benefit ne abbiamo parlato, perché se questa persona, perché comunque bene non stava, se questa persona avesse tirato fuori un coltello o qualsiasi cosa, avrebbe potuto farmi del male, e quindi questa cosa appunto mi ha un po' lasciato un po' di amarezza. Ho continuato e continuerò sempre a fare altri incontri, anzi mi piacerebbe un sacco organizzarne degli altri finalmente post covid, ma questa cosa sì, un pochino mi è rimasta perché non me l'aspettavo, ecco. Poi, altra domanda molto molto gettonata, vorresti avere dei figli? Allora, a questa domanda avevo già risposto tempo fa, ma ci tengo a rispondere nuovamente perché la mia risposta è cambiata e vi spiego. Io sono cresciuta come tutti, ok, ovviamente io però vi dico la mia esperienza, con i film Disney e con l'idea che non che io abbia avuto questa convinzione, non ero magari conscia. Ok, se non mi si spegne la videocamera da sola, dicevo, c'è un po' quest'idea, ecco, diciamo così, c'è un po' quest'idea che noi tante donne hanno intrinseca che non si rendono neanche conto, che l'obiettivo ultimo, il fine della loro vita, sia trovare un marito ed avere dei figli. Ed è effettivamente il sogno di molte persone, e ci sta, ed è giusto che ogni persona cerchi la propria felicità e vada a cercare di esaudire i propri sogni, perché secondo me il fine della vita ultimo è essere felici, sereni. C'è un po' quest'idea, per quanto mi riguarda almeno, questa è la mia opinione, che tutte le donne per essere felici debbano fare questo, mentre questo è vero sì, ma per alcune, non per tutte. Quindi io sono un po' cresciuta con questa idea, con i film Disney, che il del principe azzurro, che con cui appunto avrai una famiglia e vissero per sempre tutti felici e contenti. Poi però nella vita mi sono resa conto anche dopo la fine del mio matrimonio che non era forse esattamente quello che volevo io, cioè ero più che altro finita in questa fantasia collettiva, anche se ovviamente io mi sono voluta sposare, cioè l'ho voluto io, però adesso posteriori, e sarà che anche nel tempo si cambia, ma mi sono resa conto che forse non è esattamente quello che io voglio davvero, perché in questo momento io sto molto molto bene così come sto, da sola, e bisogna quasi aver paura a dirlo in questa società, perché una donna di successo, ok, passatemelo questo termine, grazie, perché una donna di successo indipendente che non ha bisogno di niente, di nessuno, è vista come un po' la strana, è vista come un po', mentre un uomo che magari è
scapolo, ok, lui è scapolo, ok. Una donna invece, che è un uomo di successo, che deve trovare la sua, invece la donna di successo, indipendente, a cui non serve niente, è strano se ti dice no, io non sto cercando nulla. Non so perché sia così, ma anche questo cercheremo di cambiarlo nel tempo e ce la faremo, noi femministe ce la faremo. Vi ricordo che il femminismo è la parità dei sessi, non la disparità, ok? Ecco, ma adesso se dovessi rispondere alla tua domanda ti direi che non lo so e non ne sono più così alle vostre, perché appunto erano tante di questo genere, tutte uguali. A oggi come oggi non saprei risponderti. Per il momento no. Forse questa è la risposta più giusta. Per il momento no. Non si sa se poi la vita come va, quindi non si sa, ma per il momento non ne sento il bisogno. Poi magari incontro una persona che invece mi fa cambiare idea e so che per molti è successo così, non volevano, però poi hanno incontrato la persona giusta, o che diciamo così, ed è cambiato tutto. Quindi non si può mai sapere nella vita, mai dire mai, anzi può essere che sarà così, perché in fondo continuo ad essere una romanticona io, ma per il momento però Non rispondo più di getto sì, come facevo fino a qualche anno fa. Hai qualche paura irrazionale? Se sì, quale? Allora, a parte la fobia del volo, che ancora non ho superato nonostante i milioni di aerei che io ho preso, a parte questo ho la fobia delle tipule. Io già di questa cosa avevo parlato, ma nessuno capisce il mio terrore per questi animali. Allora, avete presente quelle zanzare grandi così, ok? Tutti siamo convinti siano zanzare, non sono zanzare, si chiamano tipule. No, non è il maschio della zanzara che è più grande, ma che non so che il sangue, no, si chiamano tipule e sono degli altri insetti, anche se sono simili, mi sta cercando il sonno in questo momento, anche se sono simili, ma si chiamano tipule e nonostante non facciano nulla, sono solo degli insetti giganti che volano, io ne sono terrorizzata, mi fanno molta più paura dei ragni, molta più paura se ci penso di qualsiasi altro insetto animale nella vita proprio, cioè io non ho paura delle cavallette, dei grilli, delle lucertole, non ho paura, cioè tutte, io sono, ho sempre anche avuto nei weekend, per esempio ero sempre da mia nonna che ha una casetta in campagna, ok, quindi io sono cresciuta in campagna, cioè ho sempre vissuto in città, ma ci andavo spesso e non ho mai avuto paura tanto quanto delle tipule, ok? Le tipule mi fanno correre, gridare come una pazza, non me lo spiego il perché, ma se dovessi cercare di spiegarvi il perché, e il modo in cui volano, il modo irregolare in cui volano mi spaventa un sacco, perché tipo tutti gli altri insetti bene o male si riesce a capire dove andranno, mentre le tipule hanno questo modo strano di volare così e mamma mia, specialmente quelle grandi che hanno il corpo bello ciccione, oh mio Dio ragazzi, ci penso, vi giuro, mi vengono i brividi, non ce la faccio, non ce la faccio, cioè proprio io ho una paura bestiale delle tipule. Lo so che fa ridere, nessuno sa che esistono, ma cioè per me sono il male estremo. E poi ho anche molta paura dei ragni, lo so, tutto un cliché, sono la bionda cliché, non lo so, però vi giuro, anche i ragni mi fanno molta paura. E parlando di ragni, la mia paura è aumentata non di poco da quando mi sono trasferita in Olanda, perché qui ci sono moltissimi ragni che noi in Italia non abbiamo. Ad esempio ho la casa, non voglio dire infestata, ma ne ho trovati tipo 3 o 4, di zebra jumping spiders, che noi in Italia non abbiamo. E sono dei bellissimi ragnetti, piccoli, 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 però sono molto, molto, molto brutti, neri, ed hanno sulla schiena una specie di disegno bianco. Questi ragni, simpaticissimi, non fanno le ragnatele, si chiamano jumping spiders perché saltano da un posto all'altro, camminano, non hanno ragnatele, se ne vanno in giro per tutta la casa. E qui ce ne sono molti. Quando avevo la casa ad Alkmaar con il giardino, io vi giuro, non riuscivo a vivere, cioè non riuscivo a vivere per quanti ragni c'erano. In estate poi
È la fine, cioè fine estate è il delirio. Voi non avete idea dei mostri che io ho visto. Io ho visto ragni grandi così, non sto esagerando. Ce n'era uno in casa che era entrato appunto quando avevo la casa con il giardino, che era grande così, e i gatti erano spaventati. Mi sono ritrovata i gatti lì così che fissavano una cosa enorme. Vado e c'era, ragazzi, questo ragno grande così, marrone, enorme. Io non potrò mai dimenticarmi. Pensavo che certi animali esistessero tipo soltanto in Australia. Però probabilmente lì hanno le cose più grandi e le cose più brutte. Però vi garantisco che in Italia siamo fortunati, perché certi mostri come quelli che io vedo qua, in Italia, in Slovenia o comunque Sud Europa, non esistono, mai visti, e qui purtroppo ci devo convivere, e anche se è tutta un'altra vita da quando non sto più nella casa con giardino, perché avere il giardino era tipo non fattibile. Quanti ce n'erano, mamma mia, però sì, queste sono un po' le mie fobie. Ho tanta paura dell'altezza, cioè soffro di vertigini in una maniera tremenda, e penso che anche questo mi crei un problema quando sono in volo, perché ovviamente sei tanto in alto e quindi ho paura di precipitare, ma ho anche sì, soffro tanto di vertigini, non sono mai salita sulla Torre Eiffel, mai lo farò, non sono salita sul Burj Khalifa entrambe le volte che sono stata a Dubai e mai lo farò, sul grattacielo più alto del mondo, no grazie, sto benissimo con i piedi a terra. E basta, queste sono un po' le fobie irrazionali che mi vengono, anche se in realtà cioè, soffrire di vertigini non è irrazionale, perché se cadi, cioè, non è che ti fai bene, voglio dire, quindi forse questo non è irrazionale, però ecco. Sì, questo è quello che mi viene in mente. Solo trip alle Maldive lo consigli o è una destinazione solo per coppie? Thanks. Ma come? Ma non hai visto i miei video l'anno scorso? La scorsa estate che sono andata da sola alle Maldive ed è stato uno dei viaggi più fighi, più belli della mia vita. È stato meraviglioso, cioè mamma mia, veramente la prima volta alle Maldive che stavo in pace, che nessuno mi rompeva le scatole. Oh mio Dio, è bellissimo, vacci da sola alle Maldive, sei in paradiso e puoi pensare solo a te stessa e anche ripensare ad alcune cose. Oppure dire ok, questo è l'inizio di una nuova vita. Le Maldive secondo me si prestano, perché sei veramente in un paradiso terrestre, quindi assolutamente sì, Maldive solo trip. E come? Ma in generale ovunque ci sta a fare un solo trip. Non esiste un posto nel mondo che sia solo per coppie, cioè una città o un posto, tutto vale la pena vederlo, il mondo. Però assolutamente non ti spaventare, vacci alle Maldive da sola come ho fatto io, vacci, fallo e non te ne pentirai. Ti capita mai di riguardare i tuoi vecchi video su YouTube? Allora, dovete sapere questa cosa, che io mi vergognavo anche di dirla, non so perché, e poi ho sentito Johnny Depp che lo diceva nel suo processo, che lui i suoi film non li guarda mai. Io ve l'avevo menzionata sta cosa, però mi sembra un po' assurdo dirlo, non lo so perché. Cioè, faccio i video per voi che li guardate, però io non li guardo. Non so perché, forse perché me li vedo talmente tanto nel montaggio, ragazzi. Tutti i miei video li monto io, ho avuto un editor per un periodo, ma preferisco sempre montare io, cioè viene tutto meglio, quindi continuo ad occuparmi anche del montaggio. E con tutte le ore che passo a montare i video, li so a memoria, sento la mia voce per ore e ore e ore, non mi va di rivederli. A volte mi capita perché magari voglio vedere una cosa di quel periodo, non lo so, oppure vedere il video se ne devo rifare un altro, vedere se l'avevo fatto troppo simile, che non, appunto che se l'avevo già fatto, che non risulti troppo simile, ma in linea generale non è una cosa che mi piace rivedere i miei video, non mi va, quindi se posso evito. Cosa fare? Spaziamo proprio di temi così. Cosa fare se il partner non comunica e non esprime le sue emozioni? È chiuso o narcisista? Allora, piccolissima premessa, c'è un po' la tendenza di additare qualsiasi beep, ok, per non dire st, ok, c'è la tendenza di additare qualsiasi st con la parola narcisista. Non è così. Allora, una persona può tranquillamente aver difficoltà a comunicare, esprimere le sue emozioni, ma non essere assolutamente narcisista. Anzi, il narcisista inizialmente sembra che ti comunichi, ti apra il cuore, ti dice tutte le cose che vuoi sentirti dire, peccato che sono tutte cavolate, ma lui anzi sembra che si apra con te, eccetera. Poi cambia, ok? Nei narcisisti ci sono delle cose, dei punti fermi del love bombing, il devaluing, il gaslighting, per avere un rapporto
con un narcisista queste cose ci sono sempre, ok? Sono appunto differenti, cambiano un po', eccetera, ma sono step sempre, sono sì, diciamo cose sempre presenti in un rapporto con un narcisista. Non è detto che una persona che semplicemente appunto non è brava a comunicare le sue emozioni sia narcisista, magari semplicemente ha difficoltà a farlo. E io vi dico, anzi, io dovrei probabilmente fare, fatemi sapere se vi può interessare, un video sulle relazioni che si hanno dopo aver concluso una relazione con un narcisista, perché è molto molto diverso il tuo approccio, e, cioè molto molto diverso, insomma sei un pochino più cauto, ma ci sono delle cose appunto di cui vorrei parlarvi, fatemi sapere se vi può interessare, ma per esempio anch'io ho difficoltà ad esprimere le mie emozioni in alcuni casi. Ma non significa che non le ho, semplicemente mi è difficile magari all'inizio, no? Poi ovviamente dipende, cioè se sei con una persona da 5 anni e non ti comunica le sue emozioni, magari è il caso di mandarlo a quel paese, indipendentemente dal fatto se sia narcisista o no. Cioè non pensate che solo i narcisisti vadano mandati a quel paese perché solo narcisisti si comportano male, mentre tutti gli altri che si comportano male ma non sono narcisisti, cioè magari sono borderline, magari non sono nulla, non hanno un disturbo di personalità, ma sono semplicemente vanno mandati a quel paese anche loro, cioè non è che bisogna mandare a quel paese solo i narcisisti, mentre con gli altri, siccome non sono narcisisti, ma sono solo ci possiamo stare. No, ok? Nel dubbio è sempre no, ok? Però no, non è assolutamente detto. I narcisisti hanno tante di quelle cose in comune, tante di quelle caratteristiche che questa non può assolutamente stare a significare che uno è narcisista, semplicemente magari non vuole aprirsi con te, magari non gli piace abbastanza, o magari gli piace e non gli piace più, o magari è semplicemente fatto così e gli piace. Quindi in questi casi la cosa migliore è sempre andare dalla persona e chiedere come affronti i momenti difficili e dolorosi che avvengono nella tua vita? Questa è una bellissima domanda. Io tengo un po' ad avere la tendenza a non voler sentire tristezza e non voler affrontare i sentimenti di tristezza, ok? Quindi quando mi succede qualcosa di doloroso, quello che tendo più a fare, un po' sbagliando, è di svagarmi, distrarmi, vedermi con gli amici, uscire, fare mille cose, ok? E mi devo invece, perché alla fine quello che bisogna fare in questi momenti è cercare di guardarsi dentro, essere un po' introspettivi, ascoltare le proprie emozioni, perché se cerchi di mandarle via le emozioni, si ottiene l'effetto contrario, si accumulano, si accumulano, si accumulano fino a quando tu non ti fermi e le ascolti. E soltanto ascoltandole riesci ad affrontarle. E riesci poi a passare oltre. Io invece ho un po' questa tendenza appunto che rimando, rimando, rimando fino a quando devo per forza fermarmi un attimo ed ascoltare le mie emozioni. Quindi quello che tendo a fare è questo, quello che va fatto è questo. Questo non significa che non è giusto uscire e svagarsi con gli amici, eccetera. Anzi, però è anche giusto a un certo punto un po' soffermarsi anche su quello che abbiamo dentro. Quanto tempo ci hai messo a renderti conto che stavi con un narcisista? Allora, entrambe le storie che ho avuto con un narcisista mi sono resa conto praticamente con il primo dopo che si era già conclusa la relazione, cioè io pensavo che fosse un pazzo. Poi ho scoperto che esiste il narcisismo, eccetera, eccetera. Che era un narcisista overt, quindi era un tipo di narcisismo patologico, completamente diverso dal narcisismo patologico che ho conosciuto dopo con un narcisista covert, quindi molto nascosto. Ne abbiamo parlato tanto nei video, no? Quindi anzi, sembra una persona timida, molto pacata, no? Sembra, poi finisce subito. In realtà ti fa vedere piano piano quello che in realtà è. Mi vengono i brividi solo a pensare. Ma nella seconda invece relazione, mi sono resa conto alla fine, ma prima che finisca, e mi ricordo che tipo mi guardavo e ascoltavo cose sul narcisismo quando ci stavo assieme e mi rendevo conto di stare con una persona del genere perché proprio cioè erano da manuale, le frasi, tutti i comportamenti, era tutto da manuale, era incredibile. Leggevo
libri, leggevo studi e mi sembrava che parlassero di lui, quindi fa terrorizzante questa cosa. Ecco, per farvi l'esempio di prima, questa è una persona che in terapia non ci andrà mai, appunto perché i narcisisti, quelli che veramente hanno problemi in terapia, non ci andranno mai. E perché se tu fai del male agli altri, ma tu stai da Dio, ma perché mai devi andare in terapia, no? Perché queste persone sono così. Io me ne sono resa conto alla fine, infatti alla fine mi ricordo che non stavo neanche più a dargli il nutrimento narcisistico di cui aveva bisogno, mi sono resa conto che lui mi, tra virgolette, usava per questo suo nutrimento narcisistico, voleva costantemente il litigio, cercava sempre problemi. E se io prima ci cascavo e litigavo e cercavo di spiegarmi, eccetera, io alla fine dicevo: guarda, non sono d'accordo, questa è la tua opinione, io ho la mia, adesso per favore, guarda, devo lavorare, no? Quindi andava su te fuori proprio, è stata veramente, se ci ripenso mi fa ridere, perché io lo guardavo e pensavo: questo è fuori di testa, oh mio Dio, è un narcisista. E poi dopo poco l'ho lasciato, cioè pochi giorni, settimane, giorni praticamente. Ovviamente non è che tutto ad un tratto mi sono resa conto. Un'amica mi ha fatto parlare con una psicoterapeuta, sempre insomma amici in comune, e lì mi si sono accese molte spie e poco dopo sono scappata via, ragazzi, quindi sì, ma ne abbiamo parlato tantissimo nei video, insomma. Non voglio soffermarmi troppo, ma me ne sono resa conto appunto grazie ad amici che mi hanno aiutato a capire quello che mi succedeva. Quando mi sfogavo con loro, hanno messo insieme loro i pezzi per me. Ciao Nicole, come ti senti sapendo che per molte ragazze e donne sei un modello? Oddio, non so se me lo merito, onestamente, spero di sì. Mi fa piacere questa cosa, spero di essere all'altezza, più che altro. Però mi dà tanta, tanta motivazione per fare sempre di più, per starvi più vicino che posso, e magari per fare anche contenuti in cui un po' di qua, un po' di là cerco di aiutarvi nelle problematiche che so che avete, che mi scrivete, e quindi appunto cerco di essere all'altezza e aiutandovi, ecco, diciamo così, anche se in alcuni video anche solo per strapparvi un sorriso, però spero di meritarmelo, grazie. Tipo di uomo ideale? Non so. Il mio tipo di uomo ideale? Alto, biondo, con gli occhi azzurri, non troppo magro, non mi piacciono, cioè si sta parlando esteticamente, ok? Non mi piacciono quelli troppo magri, non mi piacciono quelli pelosi. Sì, io ho proprio delle idee molto... mi piacciono molto se sono tatuati, particolarmente, purtroppo, una cosa che mi frega tanto. Anche in questo sono un po' il cliché, ok? Perché mi piacciono quelli un po' strutturati, cioè tipo, no? Cioè, anche su questo potrei farvi un video, magari il prossimo mukbang ne parliamo, perché io non vi ho mai raccontato delle relazioni delle persone che ho frequentato in questo periodo, però un ragazzo a posto, serio, che mi scrive, gentile, carino, un po' noioso, quello che non ti risponde mai, non ti caga, poi torna, poi non torna, tatuaggio, eccetera, mi ispira un sacco, quindi purtroppo è così, è molto funzionale sta cosa, però tipo di uomo ideale, sì. Per quanto riguarda il carattere, e beh, qui invece, cioè anche qui sono molto molto specifica, perché voglio che sia una persona con un piccolo ego, ok? Perché non sopporto le persone con un grande ego che pensano che tutto e tutti girino intorno a loro, una persona che non ha attacchi di rabbia, che non nutre rabbia e invidia negli altri, una persona che sta bene da sola. Non è facile, vi garantisco, non è facile trovare uomini così. Una persona che sta bene da sola e che è indipendente, che non è alla ricerca di una mamma o di un'infermiera, perché io sono stufa di fare da mamma e da infermiera e da domestica, non lo farò mai più nella mia vita. E quindi sì, più o meno, fatemi sapere se volete il mukbang in cui parliamo delle mie relazioni, frequentazioni attuali di prima, fatemi sapere. Comunque, più o meno queste sono le caratteristiche, poi in realtà a volte me ne vengono in mente altre, eccetera,
però più o meno siamo qua. Nicola, alla fine lo hai tolto il braccialetto Cartier? La risposta per te è no, eccolo qua, non riesco a toglierlo, però ho capito che siccome ho preso qualche chilo nell'ultimo anno e mezzo, ho pensato che se perdo i chili che ho preso forse non mi farà più i lividi, quindi tipo mi sto aggrappando a quest'idea e non lo voglio dare via, anche se da un po' che non mi sta facendo lividi, però per il momento ce l'ho ancora e spero che, perché in realtà ho perso qualche chilo ultimamente e quindi penso sia per questo che non mi sta dando più tanti problemi. Forse quando l'ho preso era giusto, ma poi ingrassando un pochino ovviamente era un pochino più stretto. Adesso non lo so, cioè in realtà io riesco addirittura a girarlo, ok, così, cioè io lo giro il mio braccialetto Cartier, quindi non è che mi sta piccolo. E quindi non lo so, per adesso, cioè, è troppo, io ci sono troppo affezionata a questo bracciale Cartier. Quando l'ho preso è stato per me un po' un grosso cambiamento, mi ero appena trasferita qui in Olanda di nuovo, però da sola, e ci tengo tanto, è stato il mio autoregalo di compleanno, non voglio darlo via, quindi per il momento no. Per il momento ce l'ho ancora, poi vedremo. Sapevo che questa domanda sarebbe arrivata, me l'avete fatta in 500 milioni, tipo, stai frequentando qualcuno? Allora, è un po' difficile perché le cose non sono sempre o bianche e nere, e quindi sicuramente è difficile, appunto, perché non c'è sempre una linea netta, e se dovessi spiegarvi questa situazione dovrei comunque... darvi un sacco di indizi e raccontarvi un sacco di cose, però poi, cioè, per me è anche un po' difficile perché poi la persona viene a saperlo, ok? Però diciamo che ni. Vi va bene come risposta? Ni. Mi considero single, ok? Il fatto che stia forse vedendo qualcuno non significa che io non sia single, diciamola così, ok? Se mi va bene come risposta, non è facile neanche per me, tipo i miei amici non saprebbero rispondervi. Allora, poi, quanto pesi? Questa domanda non so perché mi è arrivata, ma voglio assolutamente rispondere. Io saranno almeno, la mia computer continua a spegnersi, saranno almeno 3 anni che io non mi peso, non ho la bilancia, non so dove sia in realtà, Ah no, mi sa che l'ho rotta. Beh, vabbè, non che l'ho rotta montandoci su, ma era di vetro e mi sa che si è sfrantumata in un trasloco. Non mi ricordo, comunque non ho la bilancia, non mi peso. Penso che pesarsi, a meno che non si abbia un problema di salute legato al peso, sia completamente inutile. Vi consiglio anche a voi di non farlo più. Prendete la bilancia e buttatela via, a meno che appunto non sia una cosa che vi dice il medico perché avete un problema di salute che va tenuto sotto controllo, legato al peso, quindi in quel caso ovviamente la salute è al primo posto, però se state bene di salute buttatela via la bilancia, chi se ne frega, è un numero e quel numero non vuol dire niente perché dipende dalla vostra altezza, dipende dalla vostra fisicità, dalla vostra muscolatura, buttatele via le bilance, chi se ne frega, no, non mi peso, non mi interessa neanche farlo proprio, onestamente, e non ho neanche nessun problema a dire che sono ingrassata, cioè ho avuto periodi in cui ero notevolmente sottopeso e mi vedo molto più bella adesso che sono un pochino più rincicciottita, ok? Mi vedo molto più bella adesso, quindi no, non ho la più pallida idea di quanto io pesi e non me ne frega minimamente e sconsiglio a tutti voi di continuare a pesarvi perché è inutile, è un numero, non vuol dire niente, l'importante è stare bene con se stessi e piacersi e smettiamola di pensare che dobbiamo piacerci solo se siamo magri, perché l'idea di bellezza nelle epoche, negli anni è sempre cambiata e basta pensare che chi era magrissimo nel 1800 era considerato brutto, ok? Mentre adesso quello è lo standard di bellezza, ok? L'importante è sentirsi bene, sentirsi belli indipendentemente dal peso e dalla forma che abbiamo. Altra cosa che veramente bisogna smettere di fare è dire agli altri: ah, dovresti ingrassare, dovresti dimagrire, ma quanto pesi? Cioè, no, va benissimo che tu me l'abbia chiesto, perché un question and answer, potete chiedermi tutto quello che volete. Anzi, ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di
affrontare l'argomento, però basta, smettiamola di pesarci, non serve a niente. Ciao Nicole, ti adoro, ti voglio tanto bene, sei la mia idola, non voglio dirti niente, solo questo. Grazie mille tesoro, so che è una domanda, cioè so che non è una domanda, ma è giusto secondo me rispondere anche, visto che molto spesso mi soffermo sui commenti degli hater, eccetera, e invece è molto importante per me anche rispondere a voi che mi volete tanto bene e vi abbraccio forte, vi voglio un bene dell'anima che non avete neanche idea e non vedo l'ora di organizzare nuovi incontri e potervi abbracciare forte, forte, forte dal vivo, però finalmente, dopo sto Covid, finalmente ragazzi, non sapete quanto mi piacerebbe. Come si fa ad arrivare a lavorare con i più grossi brand? Questa è un'altra domanda che mi viene fatta spesso, anche se chi segue il mio percorso dal 2009 sa esattamente come si fa, perché è stato testimone di tutto. Io ho iniziato a fare video per gioco, non esisteva essere influencer, non esisteva una carriera, cioè io ho iniziato così, per divertirmi, ok? E poi sono stati i brand che hanno iniziato a contattarmi, man mano che i miei numeri aumentavano sempre di più, e quindi a me è successo così, non necessariamente con tutti, se la tua domanda si riferisce al mondo degli influencer, però funziona così, devi avere molti persone che ti seguono e in quel caso saranno i brand a contattarti, perché per loro è molto importante se una persona molto seguita parla di loro. Ultima domanda per oggi ragazzi, le tue ciglia sono stupende, stai usando qualche mascara particolare e laminazione? Allora, io da quando uso il siero Revita Lash, uso anche quello Hair Burst ma adesso l'ho finito, quindi per il momento sto usando solo Revita Lash, io da quando uso Revita Lash non ho mai più fatto la laminazione ciglia, perché inaspettatamente, non me l'aspettavo neanche io, ma usando questo siero diventano non solo più lunghe ma anche più nere, cioè le mie ciglia sono nere e io sono bionda, ok? Quindi è proprio l'effetto del siero, e non lo sto pubblicizzando, non l'ho mai pubblicizzato, non mi hanno mai pagato, è che proprio su di me è stato miracoloso, è tuttora miracoloso, e le ciglia si incurvano anche, quindi appunto diventano più spesse, più nere e più incurvate, quindi non ho mai più fatto la laminazione, non la faccio da tanti anni. Il mascara che sto utilizzando oggi è di Gucci. Il mascara di Gucci è uno dei miei mascara preferiti del periodo, non crea grumi, è fantastico, non sbava, è veramente un ottimo mascara e capisco perché fosse sold out, infatti ho il campioncino, voglio andare ad acquistare il full size ma è sempre sold out. Però sì, questo è insomma, è un po' un mix del siero che utilizzo sulle mie ciglia che me le ha allungate, ha fatto appunto questo effetto ventaglio, e i mascara insomma che seleziono, mi piace un sacco il The Real Magnet di Benefit, anche se devo stare attenta a non spruzzarci lo spray fissante dopo averlo applicato, perché un pochino può sbavare. Adoro sempre il Better Than Sex, insomma ci sono tantissimi mascara, ve ne parlo spesso, che mi stanno piacendo, quindi un po' un mix tra il siero è un buon mascara. E questo, mia family, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, se appunto avete altre domande da farmi vi farò sapere, sempre su Instagram, quasi sempre vi lascio lì, perché posso lasciarvi il la nuvoletta, come si chiama, con le domande, tipo il fumetto, ok, dove potete lasciarmi direttamente le domande, io poi le ho lì tutte in fila, quindi se ancora non mi seguite su Instagram fatelo, in modo che appunto possiate lasciarmi le domande lì. E niente, mia family, vi mando un bacio gigantesco, come al solito venite qua che vi abbraccio forte forte forte, io vi aspetto al prossimo video, lasciatemi richieste se ne avete per i prossimi video. Ciao.